A Miglionico ci ospitano Vito e Chiara, una bella famigliola che vive con passione una vita naturale. Andiamo a catturare un cinghiale con le mani. Per vivere, Vito fa il pane e ci insegna qualche trucco del mestiere. Ci va un po' di pratica, ma grazie anche al loro forno a legna, i risultati sono ottimi. Abbiamo chiesto a Vito come sia iniziata la loro avventura. Siamo partiti con il lavoro agricolo circa 8 anni fa e in questi 8 anni abbiamo fatto un percorso lungo che riguardava un po' la consapevolezza e quindi abbiamo creato un'associazione fatta di molte più persone, tra cui anche altri produttori agricoli con i quali collaboriamo per quanto riguarda iniziative di promozione dell'agricoltura biologica, naturale, permacultura, sinergica e quant'altro. Crediamo che questa possa essere una possibilità reale di cambiamento, ma i cambiamenti nella società avvengono solamente se cambiano gli individui. Quindi i cambi di vita personali sono quelli più importanti per noi. È chiaro che il nostro obiettivo più grande è quello di rivalutare tutta quest'area, tutta questa contrada di Miglionico, che è vicinissimo a Matera, per occupare fisicamente un pezzo di territorio e preservarlo da eventuali attacchi sia delle multinazionali ma sia anche con gli utilizzi dei terreni agricoli che snaturano la vocazione che la terra ha di produrre del cibo. Ottimo lavoro! Oltre a questo, Vito e Chiara organizzano eventi legati alla sostenibilità e all'ambiente e aprono le loro porte a tutti coloro che sono interessati a far parte della loro comunità di agricoltori e di contadini ribelli. Niente male come stile di vita!